Buonasera cari amici, oggi 26 febbraio 2018, questa è la terza edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. ARPAB e Sanità, così la Basilicata precarizza i presidi più delicati per la salute dei cittadini e non risparmia. Tra le varie contestazioni, quella del sindacato USB, secondo il quale sarebbe stato utilizzato un vero e proprio algoritmo per sottrarre più fondi all'Europa, che pagherebbe come personale altamente professionale, figure che vengono poi controattualizzate come dipendenti privati che ricevono stipendi inferiori di oltre il 500% di ciò che paga la stessa Unione Europea e che verrebbero utilizzati come segretari tuttofare dei vari dirigenti della pubblica amministrazione. Crescita dall'evasione alla corruzione, ecco i peccati capitali che frenano l'Italia. C'è poco tempo prima di un nuovo shock. L'ultimo libro dell'ex commissario alla Spending Review passa in rassegna i 7 ostacoli per colpa dei quali restiamo fanalino di coda in Europa. Dall'eccesso di burocrazia alla giustizia lenta, dal crollo demografico al divario nord-sud e la difficoltà a convivere con l'euro, che però non si risolve uscendo. Ma c'è speranza, come scriveva Gobetti, quando disse: non bastano i presenti difetti a toglierci la grandezza futura se vogliamo sinceramente rinnovarci. Tangenti Saipem in Algeria, PM chiede 6 anni e 4 mesi per ex amministratore delegato di Eni Paolo Scaroni, chiesti anche 900.000 euro di sanzioni per la stessa Eni e per Saipem alla sbarra in qualità di Enti, e 8 anni per Farid Noureddin Bedjaouni, scusatemi il nome, non riesco a pronunciarlo bene, chiedo venia. Fiduciaria dell'allora ministro algerino dell'energia, ritenuta con il suo entourage destinatario delle mazzette. Novara, PD, dice a Trecate show di Giosquillo, pagato con 12.000 euro destinati ai poveri. Il cachet versato alla showgirl, a Johnson Rigueira e a Papa Winnie in occasione della manifestazione del 23 e 24 settembre 2017 per la Festa del Riso. L'amministrazione avrebbe monetizzato una parte dei fondi destinati ai bisognosi. Trieste ha arrestato il presidente di una comunità per minori, ospiti maltrattati, ha anche tentato di far sesso con loro. L'uomo, secondo l'ipotesi investigativa, ha anche imposto in alcuni casi che venissero serviti alimenti scaduti nella struttura in provincia di Trieste e ha avuto una condotta vessatoria nei confronti di una ex dirigente. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.